E diamo il via alla sesta puntata di Cookie Cutter. Sesto gameplay, sesto episodio. Let's go! Vamonos! Ho messo la sveglia per le 9:30, grande Twinkle. Ciao, Steravol. Hai visto? Ormai non mi togliete più dalle scatole. Pure di pomeriggio rompo le balle. Pure di pomeriggio. Ma io lo so che vi mancavo. Io lo so. Allora, siamo arrivati qua e il punto in cui devo andare è avanti. Guardate che bella mappa che vi ho lasciato. Posso solo andare avanti. In un punto in cui non siamo ancora andati. Via. Allora, nemico nuovo, aia. Insidioso il fiorellino. Come state, figliuoli? E a Zena, piove anche a Zena? Piove anche a Zena? Aiuto. Volevo proprio farmi... Ecco, allora... No, dove sono finito? Volevo proprio questa sera, invece che fare la live, volevo giocare un pochino a Gran Blu. Per non provarla, perché tanto so già che non la userei, ma volevo provare a scontrarci un pochino contro in Ranked. Però, alla fine, Cookina ha avuto la meglio sulle mie priorità. Magari ci facciamo un'oretta e mezza qua, e poi possiamo vedere se in Ranked la becchiamo da qualche parte. Deve essere piuttosto fastidiosa, come PG, la nostra sgrassatrice. Molto fastidiosa. Bello! Io ho anche cambiato PG, ho anche cambiato main, la Gran Blu. Mi sono dato al grappling. Mai nella vita pensavo che un grappler potesse incontrare i miei interessi. Però devo dire che mi sta piacendo, quindi sto provando un po' la diva. Hanno pure alzato il livello d'allerta per stasera. Minchia, che palle. Che palle. Comunque quest'anno con la pioggia non ci lascia proprio scampo, Sia di primavera che d'estate che d'autunno. Che dumaroni. Allora, aspettate, il coso è là sotto, quindi provo ad andare prima su. L'unica che ho usato è Tina di Do. Non ho mai giocato di Dora Lyle, sai? Mai giocato. Anche se le avvenenti donzelle mi hanno sempre incuriosito. Le avvenenti donzelle di Dora Lyle mi hanno sempre incuriosito. Non l'ho mai... Ehi, ah, ok, vero, che pistola. Avevo il... Avevo lo sfarello, non avevo il... Oh no. No. Boom e boom. Ok. Bene uno, bene due. Ok. Sciappiamo la statua e andiamo avanti. Un po' mi manca volevo organizzare qualcosa sul 5, in genere piace anche... A chi non gradisce... Eh sì, esatto. E le ragioni sono poco nascoste, Però ti dirò, è un grappler atipico, cioè... Mi garbanzov. Allora, qua devo sparargli due cosi. Come glielo sparo? Allora, uno potrei forse... prenderlo da qua. Se io lo tiro su... Vediamo un po'. Ok, uno, e adesso devo riuscire a fargli arrivare anche lui. Però prima mi curo. Tanto non dovrei fargli danno, solo spingendolo. Allora, attaccami. Però prendimi il dash, caro. Cava, ok. Vai. No, di là.
Ok. Benissimo. Ottimo. Sì, conosco, conosco. Conosco assai. Ciao Esiellina, come stai? Mi sentivo biscottino, allora via. Ho detto, devo giocare un po' biscottino. Mi mancava già il mio amoruccio. Il mio amoruccio e la sua vulva robotica parlante mi mancavano già un po' troppo. Allora, lì c'è quello che mi mangia. Quindi, oggi doppio live. Non mattiniera, non mattutina e serale, ma bensì pomeridiana e serale. Oddio, questo scoppia. Ok, me ne sono accorto in tempo, meno male. Log. Cosa ci racconti, Esiellina bella? Cronica dell'esploratrice 2. È di nuovo Fiona Felix che vi parla. Come sospettavo, nonostante la sua inospitalità, molte creature popolano questo luogo. Ieri siamo entrati in contatto con una creatura umanoide anfibia. Dopo un iniziale momento di paura ci siamo resi conto che la creatura non era affatto ostile o selvaggia. Poiché sono a capo del gruppo, ho immediatamente colto l'opportunità di comunicare con essa. Ma quando ho cercato di avvicinarmi, la creatura si è tuffata rapidamente nella laguna oleosa. Le cose si fanno sempre più interessanti. Spero di incontrare nuovamente quest'essere. Ok... Va bene, lo accettiamo. Stasera c'è il torneo, esatto. Stasera c'è il torneo di Stray Top. Il torneo del basket. Il basketon. Aia. Vergognati. Picchiare così una indifesa donzella. Vuoi partecipare anche tu, Esiellina? C'è posto, eh? Allora... No, 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 non ho visto! E... Boom. Però cosa ho aperto, scusa? Ah, ho aperto la grata qua, ok, perfetto. Ah, quindi non c'era nulla qui. Va bene. Allora, ricarichiamoci un po' di energia. Quando possiamo barare, bariamo. Ci riprendiamo i punti abisso e scendiamo. Qua poi ci si può risalire. Stasera Street Hoop, Twinkle. Puzzle è a novembre. E poi concludiamo l'annata e il capitolo tornei retro con Third Strike a dicembre. Epicentro, che mi garba sempre un sacco. Ehi, eia. Eia, non ci provare. Allora, sapete cosa faccio? Provo a fare una cosa. Così. Così. Perché non me l'ha dato? Ah, ecco. Mi sembrava. L'ha preso. Ok, poi riprendere i miei amati pugni. Martoriamo lui e martoriamo anche lui. Ok, molto bene. Tu adesso scoppi, ma io scappo. Tu scoppi e io scappo. Qui è chiuso. Forse però non devo scendere subito. Se scoppi ti cancella. Ah no, ok. Devo fare il giro comunque. Tanto qua adesso è chiuso. Andiamo avanti. Ciao Lori! Come stai? Ben ritrovato, caro. Allora... Merda. Merdissima. I così viola fanno male. L'ho incastrato nell'angolo! Al pelo. Che bello che è questo gioco, mamma mia.
L'ho già detto? Tipo 114 volte, vero? Allora, Zan, qua non si rompe nulla, quindi andiamo avanti. Tu non fai niente, mi piaci, perché non fai nulla. L'unica cosa che fai è scoppiare, per i fatti tuoi però. Quindi mi garba questa cosa. Allora, andiamo a vedere qui se c'è qualcosa. Uno. Due. E di qua. Ora. Anche perché tanto il punto interrogativo, il punto esclamativo mi dice andare. No, io questi li odio. Allora, facciamo. Ho sbagliato il parry. Ho risbagliato il parry. Ho risbagliato il parry. Allora, doggiamo. È andato. Molto bene. Come stai, Lori? Tutto bene. Anche da te piove? Piove, piove, piove. Ho fatto molto bene a venire qua. Io ero ancora messo sull'assetto del boss. Mi sa di sì. Ero ancora messo su assetto boss. Quantità di abisso di nemici organizzati. Punte sfere. 4. Cosa posso fare ancora? 75 abisso. Vai. Vai. E uno da due ce l'ho ancora. Vediamo questo, va bene. Perché no? Grazie, sto bene, mo. Mi fa più che piacere. Allora, secondo voi se questi li faccio scoppiare vicino ai nemici gli fanno male? Probabilmente sì. Vediamo un po'. Rimaniamo qua. Sì, fanno male, ma fanno male anche a me. Tantissimo male. Via. Sì che fanno male. Cura, 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 cura. Ho fatto un parry monumentale. A monumental parry. Oh no. Scoppia! Barca, m'ha preso. Porca mamma, m'ha ammazzato. Ok, va bene. Ho sbagliato. Ho giusto sbagliato un po' di timing. Benissimo. Ok, qui è giusto. Recuperiamo un po' di vita. Scappare da qua, scappare da qua. Scappare da qua, boom, ok. Curiamoci. Preso. Dai, scoppiate. Olè. Preso. Ah! Mi sta che muoro. No. Forse no. Forse sì. No. Ok. Al pelucco, eh. Proprio al super, iper, mega pelucco. Soldini. Via. E si va. Muro? No. Quanto vi sta piacendo questo gioco? Ditemelo, siate onesti con voi stessi e con me. Ditelo il vostro pezzo. Quanto vi sta piacendo questo gioco? Tanto poco, tantissimo. Anzi, tanto tantissimo o estremamente tanto. Allora. Bene.
Merda. Ma no, ma non mi puoi colpire da sopra. Cazzarola. Ok. Proprio fastidiosi, questi. Sono molto fastidiosi questi omini. Allora, lì non c'è nulla. Lì c'è una porta chiusa, c'è una grata, ok. Qua c'è un log. Che sicuramente non me lo lascerò sfuggire. Io e i miei colleghi abbiamo trascorso la terza notte in questo settore dimenticato. Abbiamo percorso parecchia strada e abbiamo consumato metà della nostra scorta di ossigeno. Siamo molto stanchi, alcuni di noi sono molto spaventati. Non sappiamo fino a che punto si estenda quest'area. Ma se ci allontaniamo troppo, potremmo rimanere senza ossigeno per il viaggio di ritorno. È abbastanza rischioso, lo so, ma credo fermamente che i nostri progressi possano condurci a una grande scoperta. Non costringerò i miei colleghi a seguirmi. Chi di loro ha paura non è degno di accompagnarmi. Estrema. Estrema. Allora, aspetta. Io però se vado su... Perché... Ah, là non sono andato, però ci posso andare dopo. Prima passiamo di qua. Magari poi riesco... Riesco a tornarci dopo. Complimenti. L'unica cosa che non dovevo fare l'ho fatta. Secondo me passo da sopra e arrivo dall'altra zona. Ok, tu sei fermo lì. Fastidio non mi dai. Le zizze, ci sono delle zizze qua, stilizzate ma sono zizze. Aspettiamo che scoppi, via. Sento anche il rumore di un cabinato arcade. Boom. Non c'è nulla che si rompa. Vai in là. Preso! Zang! Segato a metà. Toh. Mercoledì. Adams. Oh. Che cosa mi dai tu? Nuova skill. Wall jump. Pivolata su parete. Questa abilità è aggrappata. Ci vuole lungo le pareti verticali. Sarà l'appuntamento. Sarà le pareti verticali. Oh, visto? Lo sapevo che sarebbe prima o poi arrivato questo momento. Dite che qua non c'è nulla che si rompa. A quanto pare no. Vabbè, mi conviene forse saltare sempre sulla stessa parete. Ok. Oggi pomeriggio finalmente sono riuscito a sbloccare l'agognato obiettivo di fare 260 combo in Shredder Revenge. Sono arrivato per... Madonna, 260 sono tantissimi colpi. Mi ricordo che io ero arrivato su un centinaio così a caso. Che si fanno... Perché c'è... Il tempo di reset della combo è abbastanza lungo in quel gioco. Però 260 sono tanti, cazzo. Sono Fiona Felix e in questo momento sono completamente sotto shock. A causa delle mie decisioni scellerate, oggi la mia squadra ha dovuto affrontare conseguenze orribili. Stavamo avanzando verso il centro della palude quando ci siamo resi conto delle strane creature amorfe. Che figura di merda. Ciao Linone, finito il turno? Delle strane creature amorfe che fluttuano sopra di noi a pochi metri dalle nostre teste. Sei caldo per stasera? Uno dei miei colleghi, Paul Willis, ha deciso di avvicinarsi a una di esse. Subito dopo averla toccata, la creatura ha iniziato ad emettere una luce accecante e gli esplosa in faccia. Quelle che mi ha visto. L'odore del sangue di Paul ha attirato alcuni altri carnivori che hanno divorato i miei compagni. Non so come sia riuscito a salvarmi da quella terribile carneficina. Ricordo solo di aver corso come mai avevo fatto in vita mia. Una roba! Io ieri ho fatto un 5-6 partite con Meluz, perdendole tutte.
perdendole tutte, non una, tutte. Io non sono mai stato in grado di giocare a quel gioco. Non sono mai stato in grado di giocare a Stray 2. Mai nella vita. Allora, quindi adesso con Wall Jump mi si apre un mondo. Perché tipo qua posso andare a aprire niente, però posso tornare un attimo là a vedere cosa c'era. No, bello è bello, c'è poco da dire. Cioè, uno degli arcade più belli che secondo me sia mai stato partorito. Proprio senza se e senza ma. Il fatto che io sia una ciabatta atomica a giocarlo è un altro paio di cazzi, però. Secondo voi io lassù non ci arrivo? Siamo sicuri? Neanche facendo questo super mega trick. Ah, visto che ci arrivo. Però tanto non c'è niente. Non c'è niente, perché me lo da chiuso, ok, non c'è nulla, mi sbatto per nulla. Allora, qua c'era da tornare su, proprio qua. Vediamo un pochino, se è solamente... Sì, è solamente. No, non è solamente, è una zona che non, in cui non sono ancora stato. Ok. Tulino, questo non l'hai giocato, vero? No, ci devi andare tu nella melma, marcia, a morire di Dot. E invece sono morto io da pirla. Vabbè, più ignorante di NBA Jam? No, è impossibile. Però è bello ignorantello, eh. Vai. Vai anche tu. E muori di stenti. Benissimo, occhi di pesce. Attenti alla pianta carnivora. Brutalizzata. E dai, perché non me l'ha fatta brutalizzare? Ero troppo giù? Forse ero troppo giù. Ecco qua, ok, perfetto. Siamo arrivati qui. Quindi abbiamo rifatto il giro. Ora, qui siamo andati. Là non ci voglio andare al momento. Lì posso andare a prendere quello scrigno forse ora. Ora con quello posso tornare su molti miei passi. Tipo per iniziare qua. Quello non capisco perché me lo segni comunque. Ogni tanto ti rimangono dei mark, delle icone che però non dovrebbero rimanere secondo me. Anche lassù effettivamente. Allora andiamo subito, va là. Perché almeno non dobbiamo poi tornarci dopo. Allora, era indietro. Non sei da Metroidvania? Ok, comprensibile. Comprensibilissimo. Come si dice, a ognuno il suo. Ok, qua che non potevo ancora andare. Qua dico, non è qua. Non è qua. È qua. Facciamo così che facciamo prima. Ottimo. No, le vespe. Pugnetto. Eccolo qua. Giusto? No, neanche qua. Hop. Oggi sono live di Hollow Knight, questo speech è proprio bello. Non l'hai mai giocato? Hollow Knight, vabbè, diciamo è il capostipite. Direi proprio il capostipite della beltà metroidvaniesca. Ah, qua è poi Puyomi. Oggi si festeggia un giorno passato alla storia. Sono trascorsi 30 anni da quando la leggenda si è impadronita di questo settore. Siamo fuggiti dalla città dorata rifiutando l'autorità della famiglia Garbanzo. Garbanzov? Vabbè, dimenticato una V. Abbiamo persino rinnegato i nostri vecchi nomi e ce ne siamo dati di nuovi.
Abbiamo conquistato ed esercitato la libertà mantenendo i nostri ideali e il nostro legame con gli dei della terra. Ok. Hollow Knight è tantissima roba. Cioè, quello va assolutamente giocato. Ok, qua posso aprire solo di là. Però riesco a salire qui sfruttando il wall jump. Vai giù. E scoppia vicino all'amico Fritz, così esplode anche lui. Boom. Ottimo. Allora, adesso voglio imparare a fare il parry su quelli della lancia. Eccolo qua. Chi è che lo streamava Hollow Knight? Vabbè, a parte che chi è che non ha mai streamato Hollow Knight? Facciamo prima dire. È uno dei giochi più streamati della storia. Con quel cesso di Dark Souls. Sono solo puramente... Voglio solo punzecchiare, naturalmente. Allora. Frena! Qui perché è aperto? Ah, perché c'è Gigetto! Aia! Cazzo, Gigetto però... Molto facile che possa anche farmi il culo. Ok. Beh, è andata bene. Grazie Nini. Però qua sto andando. Sto andando nella direzione giusta. Io non ci voglio. Ehi, che è stato? Secondo voi là ci arrivo? Sì. Bravo, stai lì. Fuori uno. E... fuori due. Zan! Brutalizzati. Là c'è un save point. Giulio. Bello sto nome. Giulio. Allora qua non c'è nulla. Al pelo. Qui è chiuso. Ah, aspetta, ho capito. Aspetta che ho capito. Però non ci arrivo. Devo far così? Troppo lontano. È troppo lontano. Non ci arrivo da qua. Ciao Flavio, ben ritrovato. Cioè ben ritrovato, già c'eri. Però ben riscritto. Però io come cazzo sarò la faccia? Però non c'è una leva, quindi molto probabilmente ci sarà una leva per qua. Non lì. No, non c'è nessuna leva qua. Mi puzza, perché non riesco ad arrivare lassù? Qua ci sarà una... ecco. Una wave, come immaginavo. Facciamoci subito fuori queste. Vieni giù. Gigetto.
No Gigetto. Però ci sono le maledette mosche assassine che devo andare subito a distruggere, che sennò non me le tolgo più dall'anima. Bello, mi ha dato, ancora prima che finissi la, di uccidere i nemici, mi ha dato la, la ricompensa. Vuoi dirmi che adesso mi ha sbloccato anche la grata di là? Non credo. Infatti no. Aspettate, ma se io utilizzo l'ingegno... E faccio così. Non faccio niente, va bene. Ingegno finito. Era già tutto quello che potessi fare. Che figura di me. Pensavo di sì e invece no. Pensavo di sì e invece no. Un'altra. Aia. Ho sbagliato arma. Porca puttana, proprio ho sbagliato arma. Volevo lì i pugni e che non sono mai sveglio a cambiarla però in game. Perché il tempo comunque non si ferma, vedete? Viene rallentato, ma non si ferma. Io che sono rinomatamente privo di riflessi. Allora, adesso mi devo ricaricare un pochino di energia qua. Poi gli abyss li recupero da sotto, perché tanto questi si perriano easy. Ah, non l'ho visto! Vai, vieni. Uno. Vieni giù. Vieni giù. Bravo. Ok. Non so se si è contemplato il parry aereo. Non credo. Uno. Oh no, Gigio. Oh, che culo! Non l'ho mai perriato in vita mia, lui. Ottimo. Conosco Low Knight per la sua grande fama, non ci ho mai giocato. Poi ho scoperto questo canale di Twitch che hanno fatto veramente la versione fisica. Sì, 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 c'è la versione fisica, assolutamente sì. Anche per Switch. Forse solo per Switch. No, c'è anche per PS4, mi sembra. Umbe! Porta sbloccata! Ne stai, Umbertone? Hai provato via Cal. L'hai provata via Cala. No, tu mi dirai, io ho anche un lavoro. Sono uscito adesso da lavorare, giustamente. Warco JPEG, grazie per il follow e benvenuti. Cosa ti ha portato ad avere la disgrazia di capitare in questa live? Oltretutto in un orario che di solito non mi è consono, quindi hai avuto doppiamente sfiga di capitare qui e di capitare qui in un orario assolutamente fuori dai miei canoni, perché di solito io streamo la mattina. No, Gigio! Gigio mi uccide. Dai Gigio, fatti brutalizzare, grazie. La buona Cherry, esatto, esatto. Ah, sono... Aspetta, sono un Grained Undead Cookie Cutter.
Aspetta, traduci per piacere, che io sono vecchio, sono stanco e non so... Magari è qualche terminologia tattica. Aiutami. Comunque grazie per il follow e benvenuto. For Yuga. Granted and did. Ah, un grande fan, ok. Perfetto, ci siamo. Anche io. E ti dirò che ho avuto anche la possibilità di fare due chiacchiere qualche live fa con uno degli sviluppatori, mi ha fatto molto piacere. E non è neanche detto che non facciamo poi un'intervista con un altro dei dev. E adesso lo gioco e poi cerchiamo di combinare questa cosa. Comunque, perdona il T9, vai tranquillo, che io anche col T9 disattivato scrivo delle castronerie assurde. Quindi, benvenuto. E allora mi presento, visto che è la prima volta che ci vediamo. Bravo che hai scritto in chat, bravo che hai premuto segui. Io sono Pezzi Nerd, su questo canale porto principalmente indie game e tornei di retro game e di giochi moderni, soprattutto picchiaduro ma anche altro. E di solito sono live la mattina dalle 9 in avanti, quando non sono di turno, quindi molto saltuariamente. E l'ultimo venerdì del mese o alcuni venerdì del mese designati alle ore 22 come questa sera, dove porto appunto i tornei. Questa sera gioco retro arcade da sala giochi Street Hoop, il gioco del basket più bello del mondo. Se ti va anche di venire a farci un salutone questa sera, siete i benvenuti. E se volete iscrivervi, siete i benvenuti. Punto esclamativo social per tutto il resto che concerne. Oggi doppia live, Umbe. Oggi doppia live. Ti dirò, io volevo giocare, non ho letto. Io volevo giocare a Gran Blue, ma nessuno mi ha risposto e allora ho detto buon gioco con il chat. Yeah. Finita la settimana, Umbertone. Diario del comandante Puyomi. Abbiamo combattuto e sconfitto il nemico, sfruttando l'alleanza con i mutanti e le condizioni ostili del nostro territorio. Ma questa sconfitta non ha fermato il nostro nemico, che ora minaccia di commettere un genocidio contro il nostro popolo. So di per certo che se gli diamo la possibilità di agire, questa volta potremo essere in grado di difenderci. Ci converrebbe prenderli in sorpresa. Li attaccheremo usando il montacarichi nel sotterraneo. No, il montacarichi sotterraneo che conduce alla Torre Dorata. Ok, ottimo. Quindi il sotterraneo c'è, ci porta alla Torre Dorata. Mi piace questa cosa. Possiamo andare a fare il culo al grande mulo Garbanzov. E cos'è che volevo dire, Umbe? Tra l'altro sto giocando duro anche a coso, a Monster Hunter. E continuo a fare però le missioni villaggio piuttosto che le missioni di caccia. Le missioni di caccia è vero che teoricamente sono un pochino più difficili, però mi danno più reward. E allo stesso tempo adesso una di quelle cose che non mi piace, le modalità furia sono molto carine ma sono troppo difficili per me. E però adesso devo farne una, non ho capito se sono obbligatorie o se tipo Ni No Kuni sono cose tipo le battaglie campali di Ni No Kuni che posso anche non farle e fregarmene, perché non è che mi divertano tantissimo, anzi mi creano parecchia ansia. Alcune sono obbligatorie, mannaggia. Però mi creano ansia. Allora, un teleport. Very nice. Quindi tu l'hai finito, Warco? Warco, l'hai finito questo? È bello perché hai usato il W doppio come Mario e Wario, quindi Mario, Marco e Warco. Bene, bene. Io non so a che punto sono. Secondo me sono messo abbastanza bene, come proseguo della lore, dovrei essere abbastanza avanti. Però non voglio neanche... Non voglio che finisca. Oh, bello, qua posso aprire. Sicuramente, ecco, esatto. Così posso passare di là. Benone. Diario del comandante Puyomi 3. Questa mattina solo pochi di noi sono riusciti a tornare sani e salvi dalla battaglia. Non so perché sto ancora bevendo sto schifo, però lo sto bevendo perché ho sete. Ti piacciono i cattivi nei videogiochi? Birbantello! I cattivi, alcuni cattivi sono veramente bellissimi. Questa mattina solo pochi di noi sono riusciti a tornare sani e salvi dalla battaglia. Comunque dici qualcosa di te, se sei capitato per caso, se hai mai visto su qualche social, su Instagram, TikTok e minchiate varie, se ti è stato consigliato da Twitch, che giochi ti piacciono, che cosa ti piace mangiare, se la bagna cauda la fai con la panna o senza, che è la cosa più importante, perché... perseguibile di bug in questo canale. Questa mattina solo pochi di noi sono riusciti a tornare sani e salvi dalla battaglia. La nostra missione principale è fallita. Molti dei nostri compagni sono morti nel tentativo di sabotare la produzione di DVK 300 e 400. So di per certo che se diamo la possibilità di agire questa volta potremmo non essere in grado di difenderci. Ci conviene prenderli di sorpresa. Tuttavia siamo riusciti a causare danni considerevoli alla sede della Torre Dorata. Mia figlia, Puanani, che è quella che stiamo cercando, no?
si è distinta in battaglia e persino è riuscita a tagliare una mano al rampollo dei, dei Garbanzos. Sarà una grande leader un giorno. Ah, sei un amico di Stefano. Grazie, allora. Merci. Merci. Merci di essere qui. Ho visto la storia. Ma quindi, scusami, aspetta un attimo. Tu hai visto la storia non seguendomi su Instagram. Quindi alla fine le storie può vederle anche chi non segue su Instagram. È figa sta cosa di Instagram. Allora, qualcosa di bello c'è. E oggi mi hai trovato in live. Hai fatto molto bene a passare. Grazie. Comunque, bene, bene, che allora vedi che a volte fare le storie serve. Per conoscere nuova gente. Allora, aspetta. Io devo ancora andare a vedere lì cosa c'è. Ma sapete come faccio ad andare lì? Prendo questo comodissimo teleport. Prendo questo comodissimo teleport. E vado qui. Poi a farmi tutti i giri degli altri punti della mappa dove potevo arrivare solamente con il wall jump, ci pensiamo più tardi. Adesso voglio vedere qua, perché qua sembra che ci sia un pezzo della motocicletta. Onestamente non so bene a cosa possa servirmi la motocicletta, ma lo scopriremo. Magari mi diventa una sorta di Turbo Kid, laddove Turbo Kid utilizzavo... Ah, ho sbagliato il parry! Laddove in Turbo Kid utilizzavo la bicicletta, qua magari utilizzo la moto. No, non credo. Per chi non conoscesse il Metroidvania Turbo Kid, io vi consiglio di andare a dargli un'occhiata. Potete anche vederlo nei VOD, nei miei VOD di Twitch, visto che l'ho portato tutto, e anche sul canale YouTube, che nient'altro è che un mero ricettacolo e contenitore delle mie live. Ah, ok, qua non posso ancora arrivarci. Io sono convinto che qua dovrò prendere una skill che mi permetta, probabilmente, secondo me, o con qualche guanto che mi permette di saltare tra le bolle di energia di abisso, oppure mi permette di dashargli dentro. Non è il primo punto che vedo così e secondo me non sarà neanche l'ultimo. Però molto bene, non ci possiamo ancora andare qua, quindi possiamo andare da qua, da là e da su anche. Io partirei da su. Cosa dite? Ci state? Io partirei da su. Più faccio robe lontane dal punto in cui mi dice la main quest, meglio sto. Quindi vado dall'altro teleport che è qua. Ah, l'aveva condivisa l'account? Stefano sull'account di Cookie. Ah! Ah, è vero, la prima. Li avevo taggati, è vero. Perché tu devi capire che io... La mia missione... Allora, io nasco come... Nasco come tutti, come bambino, innanzitutto, ok? Mi va anche ogni tanto di fare questo umorismo spicciolo. Però su Twitch nasco come giocatore di retro game. Come dimostra la mia veneranda età e il mio capello bianco. Ormai non più tanto florido, anche. Da quest'anno mi sono messo in testa di giocare... Molta roba che ho in backlog e roba indie, perché va bene i AAA e tutto, ma secondo me sono molto meritevoli d'attenzione tantissimi indie che nessuno si caga o che pochi conoscono. E quindi da quest'anno ho deciso di dedicarmi in tutto me stesso ai giochi indie, secondo me facendo molto bene, perché ci sono delle cose veramente molto fighe. E questo era un po' che era lì che dovevo giocarlo. Poi mi è stato detto da altri, gioca Cookie Cutter, ho detto sì, lo so, lo conosco, è lì che aspetta, ho detto è giunto il momento. E il momento è giunto. Diario del comandante Poyomi. Dopo l'ultima battaglia le nostre forze militari sono state considerevolmente ridotte. Il pericolo di un assalto nemico rimane ancora una minaccia reale. Questa mattina mi sono diretto al campo dei Croak ed ho chiesto loro l'aiuto per difendere il nostro settore e possibili invasioni future. Inoltre, intorno al nostro villaggio saranno erette delle nuove barricate e nessuno straniero sarà autorizzato a entrare nel nostro territorio. Non abbasseremo la guardia. Però aspetta, se io scendo qua secondo me vado giù. Quindi fammi andare prima in cima. Qualcosa, non c'è nulla. Sbagliato il wall jump.
poco male. Ok, allora da lì sono arrivato, però mi turba là che non ho... non avevo finito la mappa, quindi mi turba a me sta cosa, lo sapete. Ok. Ma ancora? Non l'ho distrutto il nido? Sì che l'ho distrutto. Quindi, signori belli, questa sera appuntamento alle ore 22. Che ci rivediamo. Qualora lo voleste. Se non lo volete, siete delle cattivissime persone, però lo accetto. Allora, attenzione perché gli spike sono insta-kill, quindi devo fare molta attenzione. Quella è una piattaforma? Secondo me sì, è una piattaforma a pressione. Qui ci posso camminare, però è chiuso. Ok, perfetto. Porca puttana, che stupido che sono. Pensavo di non averla equipaggiata. Vabbè, poco male, cioè non ci sono le vite. Aspettiamo un attimo. Ok. Vai. Non mi si è fermato il tempo. Forse perché non ho tenuto premuto. Non è colpa del gioco, è colpa mia. È colpa del mio dito. È colpa del mio diton. L'ho fatto. Mi ha ricordato che devo settare i tasti. Sai che io ieri sera ho giocato con Melut, ne avrò fatte, boh, 7-8, non ne ho vinta una. Ma manco mezzo tempo, eh. Ah, perché stasera, se c'è qualcuno che parteciperà oltre Umbeilino e Twinkle, gli incontri saranno dati sui due tempi. Quindi sarà FT1, però due tempi, quindi sostanzialmente è come se fosse una partita lunga di due tempi. Da ex giocava a basket, Umbe, sai che non lo sapevo. Street Hoop è tanta roba. Io però sono sempre stato veramente troppo scarso. Ah, ok. Non me l'ha mantenuto. Ce la farò secondo voi prima di domani a fare questa parte? Questa semplicissima parte, perché non è nulla di difficile. Secondo me riesco a sparargli prima. Cioè non devo necessariamente essergli sotto. Io credo di riuscire. Sempre stata una pippa. Non è vero. Ma piantala, va. Mastery tu dici, non a basket. Olè. No no, secondo me non ci arrivo. Ok. Merda, c'è un'altra. Atatatata! Atà! Immaginavo. No, non mi ha preso il dash questa volta! Oh, perché non mi ha preso il dash? Oddio, questa semplicissima parte che secondo me mi darà almeno una cella energetica, perché è una di quelle prove di platforming che secondo me mi premia non con oggetti di... cioè, non è... limitata alla... non è per la lore, ma è per qualche oggetto o oro
o qualche chip o qualche cella energetica, perché è già un pochino... non è difficile, ma è già rognosa. Allora. Cazzarola, non mi piglia il dash da... non la sapevo questa cosa. Scusami, ma se striscio... ah, non lo prende. Non lo prende. Devo saltare e poi... ok. Pensavo prendesse il dash direttamente da... dal muro. Invece no. Questo tubo ancora peggio, mai aperto. Io vedevo ieri che Meloz mi rubava la palla. Io non sono mai riuscito a rubare una palla che sia una. I pochi punti che ho fatto è perché tiravo a caso da tre fuori. No, aspetta, 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 aspetta. Ok. Ok. Visto? Ve l'ho detto. Immaginavo. Picchiaduro, tanto per stare in tema. Questo campione aumenta i danni dell'abilità di combattimento. Figo. Figo. Non le uso moltissimo, ma un bel aiuto. Allora, quindi adesso posso scendere. Aspetta un po', perché lì però non me l'ha colorato. Ah, non me l'ha colorato perché c'erano tutti gli aculei. Zac, zac, zac. Sì, c'erano gli aculei, quindi niente. Ok, lì ho finito. Adesso posso buttarmi di sotto. A proposito della bagna cauda, domani se riesco uscirà un reel a proposito proprio della bagna cauda, ragazzi. Perché ho visto una roba che non dovevo vedere. Ho visto una cosa che non dovevo vedere. Assoluta, nella maniera più assoluta. E più che altro ho sentito una cosa che non dovevo sentire. Allora, se scendo di là ho paura poi di non riuscire a risalire. No, di qua posso risalire. Fammi mettere i pugni. Ok. Vediamo prima di qua. No, qua c'è una porta. Qua mi sa di wave barra boss. Però là vado poi dove devo andare. Me la gioco, me la rischio. Invece no, non c'è nulla. Strano. Stranissima questa zona. Questa zona vuota così. Bello perché sembra che si tenga col culo. Raschia giù col sederone. Aiuto! Aiuto! Hai visto? Ah, ormai non siete più al sicuro da me in nessun orario, no? Da... mai più nessuno e nessuna ora del giorno è al sicuro dal sottoscritto. Capisci? Capisci che è così? Ah, bene. Ok, apro quella roba. Che ieri non riuscivamo ad aprire. Fatemi un po' vedere se tipo qua c'era comodo una di quelle cose da raggiungere col wall. Come stai, no? Da tutto bene? Sì, sicuramente c'è. Ci è. Ecco, tipo lì. Tipo lì.
E anche tipo lì. Ma no, senti, queste cose qua le guardiamo dopo. Le guardiamo un'altra volta. Non voglio inerpicarmi in... Per me questo è il migliore... il problema è che è il peggiore per me. Questa sera è proprio un concorso di robe, perché praticamente, visto che stasera ho il torneo di Street Hoop, quindi ragazzi ci rivediamo anche all'ora 22, mia moglie ha deciso di andare coi bimbi a casa di una sua amica che a sua volta ha dei bimbi, quindi sono andati là per merenda e si fermano anche a cena, e allora ho detto tanto per star qua a gigellonarmi faccio una live-ina, visto che tanto questo lo voglio portare avanti. Mi faccio una live-ina e mi porto avanti. Ma Doska, che cavolo di range. Mi freghi una volta, non mi freghi due. Grazie alla moglie, vabbè dai, non è che sia poi così da ringraziare, non è questo gran belvedere, il sottoscritto. Strano che mi faccia arrivare quassù e che poi però non ci sia nulla. Molto strano. Anche qua? No, non c'è nulla. Non c'è nulla, va bene, lo accetto. Oh, c'è il nostro amico pennuto. La porta è bloccata, me la dai tu la chiave? Allora io ti sfascio casa. Dai, dammi la chiave se no ti sfascio casa. Mettiamola così. Ma che bella giornata! Non avrei mai immaginato che avreste accettato il mio invito a venire da questo lato della megastruttura. Posso offrirvi delle larve fritte? Non ho fame, ma grazie comunque. Hai combattuto nuovi mostri strani di recente? No, la solita spazzatura. In che settore siamo? La Infonet l'ha chiamato Laguna Oleosa. È un posto di merda, vero? Dopo un po' ci si abitua. Ma smettere di fare il modesto, ma di che? La densità del gas raggiunge livelli per... Comunque Noda, sei uno dei pochi che non sa ancora che questa che sta parlando ora è la mia vagina parlante robotica. Infatti puoi vedere anche dal basso ventre di lei la lucina che si illumina. La lucina della vagina. La densità del gas raggiunge livelli pericolosi qui. La sua tossicità è incredibilmente elevata. Non per un mutante come me. Ma sì, hai ragione. Questo particolare tipo di muffa non è comune qui. E come ci è arrivata? La buffa è un prodotto degli strati superiori degli scarti. Li scaricano qui, dove vivono le persone per cui non hanno interesse. Dopo un po' ci si abitua alla puzza e le sostanze chimiche creano nuove specie di funghi e muschi ogni giorno. Non ci si annoia mai. È il montacarichi, no? Ce l'abbiamo letto dai log. Certo, conosco la principale base di inferno del campo magnetico. Conosce anche la strada che conduce a questo luogo? Onestamente no, arrivare in superficie non è così facile. Sapete, per tutta la vita ho provato ad uscire da questa sudicia megastruttura e dai suoi labirinti. Ora sono vecchio, il ciclo vitale finirà presto. Posso solo accettare il mio destino sotterraneo. Cavolo, che tristezza, ok, non ci ho detto nulla. Potrebbe dirci qualcosa sugli esseri misteriosi che ho combattuto? Non so molto. In questo modo collegato alla megastruttura. E che la loro comparsa è proprio del nostro mondo sta collassando all'interno. Ma sono tutte strozzate. Secondo me sono solo strani mostri assetati di sangue. Perché la Infinite vuole sbarazzarsi di loro? Perché ostacolano gli affari. Hanno dovuto chiudere fossi cristallo a causa di quel bastardo alla bocca larga. Inoltre, dalla sua comparsa, sono morti molti lavoratori innocenti. Dovevo andare, abbi cura di te. Abbi cura di te, ok, e non mi hai dato nulla. Quindi ti sfascio a casa. Dov'è? C'è ancora qualcosa che si rompe? Io rompo la televisione. Guardate che c'è Tombi là dietro. Quante citazioni. C'è Tombi qua. Col maialino. Gina la regina, esatto, è proprio lei. Oh no. Fuori uno. Fammi salire, non farmi arrabbiare. Fammi salire, non farmi arrabbiare. Ok. Adesso che ho distrutto il vostro piccolo nido, sono molto più contento. Sono un uomo nuovo. Chi è? Perry è andato a banane. Mancato miserrimamente. Qui. Qui non c'è nulla. Qui non c'è nulla. Curiamoci, va.
Sfacci di PAL. Come? Io sono uno schiavo del PAL, soprattutto del Palita. Non dire così. Che ti fai un nemico. Un nemico potente. Un nemico potentissimo. Guarda che bello. Quel nemico potente comunque non sono io. No, Gigetto, no. Ci voglio riprovare. Non riesco. Niente, non riesco a fargli il parry a questo. Più forte di me. L'ho fatto l'altra volta, avevo per caso. Dai, muori. Fatti brutalizzare. E dammi tutto il tuo amore. Ah, intendevi Tombi? Assolutamente sì. Quanto lo odio, Tombi. Che gioco di M. Allora, lì sotto c'è qualcosa che si muove. Qua ho fatto tutto, posso scendere. Ho fatto tutto più o meno, perché sento... sento roba che si muove, quindi c'è qualche muro che si rompe. Però non sembra, è tutta roba... Vabbè, fa niente, va bene così. Allora, ora siamo qua. Posso andare di qua e vado dall'altra parte, che sarà chiuso, a meno che non me la sblocchi. Me la sblocca, perfetto. Pensavo di potergliela buttare da sgonfia, invece no. Vieni giù, dai. Tiè. Ok, lì non c'è nulla, quindi posso andare o qua o là. E io vado qua. Diario del comandante Puyomi. I Croc sono preoccupati. Ho sentito che alcuni di loro sono stati divorati da una creatura molto potente che vaga per il cimitero dei mutanti. Chiamano questa creatura Urakunda. In cambio del loro aiuto mi hanno chiesto di prendere la testa di questo mostro e portargliela come trofeo. Sarà una vera sfida, non voglio rischiare di nuovo la vita della mia gente, quindi agirò da solo. Me la cavo molto bene nella caccia, non c'è bestia che possa superarmi in astuzia. Qualcosa mi dice che il nostro capitano Puyomi ci abbia lasciato le Puyome. Oddio. Ma non è un pisellone, è una motosega. Sembra che su quel poster ci fosse uno con un pisellone di cuore, invece no, è una motosega, ok. E voi chi siete? Rebel Guard. Wow, un nucleo cardiaco di fallocefalo, notevole. Prego, benvenuti attraverso questo cancello nel nostro villaggio. Ehi. Che hai lì? Bel trofeo, benvenuto a Bastardopoli, sorella. La nostra leader suprema, Bonani, la principessa dei ribelli, ti aspetta. Lei vuole che la chiamiamo così. Molto bene. Comunque, signori, benvenuti a tutti. State assistendo alla sesta live su Cookie Cutter. L'indie game completamente
mercoledì, completamente animato a mano, tutto italiano, che è tuttora in sconto al 50% su Steam, non perdetevi. Lo devo andare a vedere su se c'era ancora qualcosa dall'altra parte. Scusate, ho questa deformazione professionale che... Devo vedere se ho dimenticato qualcosa. Di qua. No, c'è niente. Va bene. E benvenuti! Pezzi, hanno notato che molte software house stanno facendo i peluche dei loro personaggi di vari videogiochi, mettendo cut quest e fa... Allora sì, è una pratica che una volta esisteva molto molto sovente. Adesso si era un pochino persa la cosa, invece sono molto contento che inizino a farlo, anche perché mi piacerebbe tantissimo, non costasse un rene, comprarmi quella dell'ultimo Metroidvania prima di questo che ho giocato, che è Bo, Path of the Teal Lotus, che vi assolutamente riconsiglio. E hanno fatto il peluscino di Bo, l'ho visto su Steam, che era sponsorizzato proprio nella loro pagina di Steam, e bellissimo, bellissimo. Ciao Pezzo, che bellino il suo gioco, grazie che mi dai tanti spunti per nuovi titoli da giocare. Ciao Alias, come stai? Sono molto contento di ciò, e se questo può spronarti ancora di più a vertere verso questo gioco, come dicevo poc'anzi, è un gioco italiano, quindi prendendo questo gioco che è scontato su Steam al 50%, li supporterai un progetto italiano molto molto degno di nota. Comunque grazie, mi fa molto piacere, mi fanno sempre molto piacere queste parole, perché vuol dire che i miei gusti incontrano anche i gusti di altri, e soprattutto sono contento di far vedere roba che è meritevole di essere vista. Ben ritrovato, come stai, Albe? Napoleon, come cazzo è possibile? Voglio dire, vanno tutti lì a morire, che strano istinto, non capisco se è la loro natura normale. Non mi interessa, ma di sicuro non tornerò mai più in quel cimitero mutante. Secondo me devo andare a fare il culo a quell'affare della bocca larga che mangia tutti. Grazie, 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 teleport. Ok, qua prenderò sta skill. Sta già mancando da troppo sta skill che mi permette di fluttuare in mezzo alle celle d'abisso. Balthazar! Ah, questo è quello che era al cancello, no? Ho bisogno di un po' di carne mutante, muoio di fame. Che gli dici una classica battuta di caccia? Vieni con me? Però se mangi la carne mutante muti. Il fatto che lui abbia una maschera antigas vuol dire che forse c'è poco ossigeno. Infatti dicevano nei log che avevano quasi finito tutta la scorta di ossigeno. Infatti anche Napoleon aveva la maschera, vero? E noi non patiamo perché noi siamo dei Denzel, cioè dei automi. E quindi tutto fa lore e brodo. Ah, finalmente ho finito quella porcheria da bere. Non riesco là. No. Puanani, che bella che è. Bellissima. Ehi, fricchettone. Perché mi hanno interrotto passare? Che ci fai qui? Questa è la mia gente, questo è il mio territorio. Violenti ammassi di rottami come te non sono i benvenuti. Ma che figa è queste forbicione! Aiuto. Urca! Non riesco proprio bene a decifrare i pattern. Ah no, potevo curarmi! Merda.
Secondo me qua non arrivi. Sì, il terzo di combo. Beh, beh, dai. Al secondo tentativo. Brivido. Porca vacca, m'ha preso. Devo stare sopra i 40 perché alla fine mi fa quel danno lì. Ho sbagliato. Qua non arrivi. Ci arriva. C'è arrivata, ok, c'è arrivata. Perfetto. No, non sto neanche a cambiarmi perk, tanto visto che è fattibilissimo. Fattibilissimo. Vai. Ah, vero, quello carica e mi attacca col dive. Oppa! Aia, aia, ciao. No, che pirla, mi sono saltato in bocca. Aspetta un attimo. Nah, volevo provare a campare un cambio, ma va bene, secondo me mi basta. Mi basta quello che ho. Dove sono andato? Qua. Ok, via. Uno, due, dietro. Ora. Uno, due e tre. Giustamente non l'abbiamo squartata, ma le abbiamo piccato una sberla. Certo che sei davvero fastidiosa, te l'hanno mai detto? Che diavolo dici, passa psicopatica, ci avete attaccato voi, è stata un'azione irrazionale. Come leader la strategia migliore imporrebbe di valutare l'ostilità di qualcuno prima di attaccare. Dimmi il tuo nome e la funzione principale subito. Mi chiamo Cherry e io sono regina, non ricordo la mia funzione principale. Bene, allora sei un ammasso di rottami violento e difettoso. Vabbè, qualsiasi estraneo che si muove all'interno del mio territorio è un nemico, soprattutto se è un fottuto Denzel. Questa è una mossa del cazzo, visto che le tue guardie mi hanno invitato a entrare, po' nani. Come diavolo fai a sapere chi sono? Sei una cacciatrice di taglie? Annunciare che questo è il suo territorio, i suoi uomini, che Denzel, hanno dato un piccolo indizio sulla sua identità, signore, po' nani. Vieni a prendermi, stronza, sono stanca di parlare. Rilassati, non siamo cacciatrici di taglie.
Riprendere a calci tuo culo sotto sarebbe una perdita di tempo. Si calmi, signorina. Siamo dei ribelli che combattono contro la Infonet, come lei. Ciao, Schmidt! Hai visto? Un pezzo serale! Un pezzo cenale! Ancora mezz'oretta, eh? Poi vado a farmi cena e poi torno alle 22 col torneo di Street Hoop. Quindi, doppio serale. Come stai, caro? Tutto bene? Iniziato il weekend! Stronzati, i Denzel non conoscono nemmeno il significato della parola ribellione. Per più di 60.000 parole, ribellione è abbastanza semplice. Sarebbe utile se ne recitassi la definizione come riferimento? Buonani, ascolta, vogliamo sconfiggere le Infonet, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Eccolo qua, Mary l'immenso. Bene, bene, avrei dovuto prevederlo. Le ragazze come voi tendono sempre a trovarsi, non è vero? Merda, ci hanno trovati. Ehi, Mano Nera, come diavolo hai fatto a sabotare la nostra rete? Sabotare? Che domanda stupida. Io possiedo la tua rete, piccola mocciosa. Di nuovo tu, viscido coglione. Tutto ciò che sai fare è sputare minacce sudaticce da dietro uno schermo. Weekend dopo una settimana di bestemmie lavorative, speriamo un po' più di tranquillità. Dai, speriamo bene. Dacci. Perché non chiedere alla tua amica cosa è successo l'ultima volta che lei e la sua banda di idioti hanno provato ad attaccarci? Te lo dico io, il risultato è stato abbastanza pietoso. In effetti la sua mano era un po' appiccicosa, ma zac zac, le dita si sono allentate. Le ha tagliato una mano, ricordiamo. Le ho fatte sostituire e poi riuscivo a contare solo fino a 5 i tuoi amici morti con quelle dita. Mamma mia, oh, Zang contro Zang, eh? Ne avrei molti di più. Di amici morti, non dita. Forse quelle 5 dita entravano perfettamente nel buco del tuo culo. Oh wow, sono davvero così appiccicose. Ti do una mano. Questo pezzo di merda ha causato problemi a entrambe. Vuoi unirti a mezzi tirlo per sempre? Va bene, mi prenoto per la sua lingua. Finora non ha reso felice nessuno, quindi la cosa... Ok. Quindi la cosa migliore è che potrà diventare un trofeo di caccia. Che schifo, non voglio pensarci. Bla bla bla. Vieni qui e muori provandoci. L'entusiasmo suicida è fantastico. Teniamolo, così non dobbiamo nemmeno seguirti. Manderò giusto un paio di miei ragazzi per lustrare Bastardopoli. Preparatevi al terremoto, rifiuti umani. Quindi non mi stavi prendendo per il culo? Sei davvero una ribelle? Ci sei arrivata finalmente. Quindi ci aiuterai o no? Non mi piaci, neanche un po'. Sei rumorosa e maleducata, ma Salen Garbanzos mi piace ancora meno. Ok, ho dovuto controllare. È davvero peggio di te. Mettiamo da parte le nostre differenze per ora. Va bene, solo un favore, stai al passo. Non morire troppo presto. Non sarà... È bellissima lei comunque, come vestita e con l'arma forbiciona. È totale. Non sarà difficile, il mio culo non è largo come le mie spalle. Cosa hai detto? Ora basta. Giuro con tutte e due. Finitela e concentratevi sulla missione. La tua figa parlante. Ragionavo finalmente qualcuno che gliel'ha detto. E in bello modo. E molto, molto chiaramente, la tua figa parlante ha ragione. Ora ascolta. L'unico accesso praticabile alla Torre Dorata si trova sul lato occidentale di Bastardopoli. Durante l'ultima battaglia contro la Infonet abbiamo sabotato l'ascensore che collegava, ecco, quel montacarichi di cui parlavano prima, che collegava la nostra zona a loro. Dovrai contare sul tuo culo di metallo per arrampicarti lassù. Se arrivi in superficie, possiamo incontrarci lì. Ah, vedi che allora si arrampica col culo, veramente. Figo, quindi siamo d'accordo. D'accordo, ok. Bene. Aspetta, ok, c'era quello, là non ci posso andare, lì tantomeno, qua sì. Comunque è vero, guardate, striscia col sedere. Prima sti spacco il locale e poi ne parliamo. Sonic. Con la cresta di Sonic. Io, bel. Sonic. Cos'è questo odore? Oh, è la mia erba. Tu fumi, bambola. Te ne procuro un po' se vuoi. Che tipo? Grazie, amico, sono a posto. Quindi solo erba qui. Tutti questi strumenti. Cioè, forse andiamo, vi lascio perdere. Cof, cof, cof. Questo sto parlando che... Cosa fai nella vita? Faccio il meccanico. Ah, questo mi dà un pezzo della motocicletta, magari. Componenti per il potenziamento. Allora.
Questo componente intende di sfruttare l'energia dell'abisso per rendere le funzioni delle armi più economiche. Nice. Aggiunge 100 punti salute, ma tutta la vita. Tutta la vita. 100 è tanto. Grazie, Stonic. Sei un amico. Tutta la vita. Oh, guardalo qua. Come stai, Claudino? Tutto bene? Tutto bene. Mi spiace che l'altra sera non sei riuscito a beccarci, ma sai ben com'è. Con i treni. Con i treni e i ritardi dei treni. Come stai, caro? Tutto bene? Sì, sì, stasera sono qua a un orario poco consono. Ah, finalmente mi dà quella skill, eh. Vediamo che cos'era. Secondo me o è il dash o comunque un guanto, un'arma che mi permette di attaccarmi tipo liana, tutte queste cose. C'era un cataclisma. Tra l'altro fa brutto anche da te, vero? Bionda, il tuo corpo è tutto un frame. Il tuo corpo è ora di vedere quelli stessi che sono normali. Tieni premuto LB e scegli una direzione. Una volta rilasciato ci riscatta con forza. Visto. Ok. Ma è una cosa che devo equipaggiare? Sì. Però io... No, LB qual cazzo è? Questo? Ah, è questo. Ok. Visto che era come dicevamo? Molto bene, modifichiamo i componenti, fatemi un po' vedere. Allora, questo qua, sì, questo qua è utile, il calciaculi anche, ma anche no. Ciao Zero, come stai? Questo gioco qua è bellissimo. Cloud è italiano, animato tutto a mano, tutto disegnato a mano ed è bellissimo. Si chiama Cookie Cutter ed è al 50% su Steam in sconto. Quindi, se ti garbanzo il genere del gioco, non puoi privartene. Come stai Zero? Allora, questo non mi interessa per il momento. Questo 4, io ne ho fuori 2, quindi dovrei sacrificarne uno da 2 per... Aspetta, questo aggiunge 100 e ce l'ho equipaggiato. Questo mi piace effettivamente, il doppio uppercut. Questo non mi serve, il calciaculi potrei anche toglierlo. Questo cosa fa? Aggiunge 75 abisso. Potrei togliere questo e mettere questo. Me ne avanza uno, ma va bene. Potrei, sì, togliere questo e mettere anche quest'altro, però con punti salute con 100 in più, teoricamente, adesso sono messo sostanzialmente bene come punti salute. Stanco come i batteri della merda. Vabbè, dai, è venerdì, no? Per voi, per me no. Cioè, è venerdì anche per me, ma per me non vuol dire niente il venerdì. Abbiamo fatto un bel casino. Ho molto l'impressione che le pareti si muovano. La megastruttura è viva, sta crescendo, sta diventando enorme. È un bel cazzo di guaio. Allora, qua. Ok. E non c'è nient'altro, no? Non sembra. Poi... E non c'è nulla. Duke, il mio signore. Ah no, non era lo stesso. Sono uguali, ma non è la stessa persona. Respira un po' dalla ferita. Sono sotto terra, sopra tutta la vita, sorella. Questi problemi hanno un tetto sulla testa. Tan, 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 tan. Ok, allora. Io continuo a provare ad andare su. Eccolo! Guardate che bella motocicletta! Tutta cromata! Motocicletta! Riesci a capire? Guardate che bella! Fantastico! Geniale! Geniale! Ma quanto cazzo rola è alto sto coso? Sto edificio?
sono partite IVA, ma anche per me il weekend ha poco senso. Ah, qua c'è un posto, eccolo. Tu chi sei? Dimmi un po'. Perché non mi fa il... Ah, ok. Devo premere di più. Ma che trick? Ok. Vediamo cosa ci dice. Justin. Tony, che brutto pezzo di merda. L'erba che mi hai dato era spazzatura. L'ho fumato e non sono ancora strafatto. Ah, ok. Finita lì così? Va bene. Oh, guarda questo dispositivo, cos'è? Questo è un componente rotto, probabilmente ha perduto un Denzel, lo consigliamo a Raz, potrebbe usarlo per potenziarti. Ok. Quindi dobbiamo anche tornare dal buon Raz. Qua adesso dovremmo essere al massimo dell'altezza, ci sta. Ho sbagliato. Ah, ok, qua posso solo uscire, quindi devo entrare con... No, con questo. Perfetto, poi rimettiamo la fionda. Perfect. Secondo voi si spacca? Ciccato. Non credo, eh. No, infatti... Comunque ragazzi, questa sera... dai! Questa sera si ritorneizza Street Hoop per grandi e piccini. Non perdetevelo per nulla al mondo. Ho sbagliato! Ok, uno e due. Cella di energia, molto bene. Quindi adesso ne ho due, posso anche mettermi quella roba là. Appena trovo un teleport mi equipaggio anche di quel... Ultimi colpi dei tornei retro su questo canale. Quindi siamo quasi al canto del cigno. Quindi anche per questo non perdeteveli, visto che saranno gli ultimi. Vabbè, fa niente. Qua? Falco. Ho saputo che l'unidenza sono riuscita a liberare dalla nuova che è la loro funzione principale. Sono sicuro che tra qualche anno l'industria crollerà. Mi fido di te, Falco. Mi sembri uno... abbastanza informato per quanto riguarda le finanze. C'è nulla. Qua si rompe. E tu? Error. Giusto per stare sempre in citazioni, eh. Giusto per stare sempre su Kamei. I'm error. Allora, giù, però giù di lì non sono sceso. Giù di qua, ok. Ancora giù. Tu? Mortise. Almeno si sposta con una di quelle rane mutanti, così è difficile. Ok, va bene, non mi interessa.
La moto cazzo è comunque troppo bellissima. Veramente troppo bellissima. Il coso, il poster, anzi i LED della moto cazzo sono qualcosa di esilarante. No, 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 fermati. Allora, lassù non sono ancora andato. Qua. Kim Jong-un. Ho dichiaratore d'Italia. Ci chiamano vero del megastore, ma io chiamerò cloni della Infonet, gli importa solo dei soldi e basta, non gliene frega un cazzo di libertà, preferirei essere un verme libero che un cane a guinzaglio. Quello lì col fucile gli avevo già parlato. Qua cosa c'è? Sì, è quello del teleport. Ok. Ok, allora, quindi volevo vedere. Ah no, non c'è un cacchio. Questo qua cosa? Ah, 3 questo. Vabbè, dai, nel dubbio metto questo. Per non mettere niente, mettiamo questo, va bene. Quindi. Là c'è. Ma no, l'ho preso pure là, scusami. L'ho preso quello là. Ok, qua posso scendere. Poi torno, Voglio solo vedere una cosa. Ok. La lista degli ingredienti, batteria atomica. Le avrò tutte queste cose qua. Avevo comprato un bordello di roba dal tizio. Hobbitox. E tu dici una bella giornata, tanto ti devo diventare amici. Guarda cosa ha questo tizio. Abbassa la voce. Forse è pericoloso, non provoca. Che occhi. Non sono pericoloso, mica molto di Fox. Fobic. Che succede? Perché denigrano i tuoi sentimenti? Mi odiano perché amo i mostri. Tu cosa fai? Forse non ho capito bene. Mi rifiuto di cacciare i mostri, ok? Preferisco studiare, approfondire i loro sentimenti, comprenderli, e questo è il mio sogno. I mostri sono un prodotto della fantasia, di conseguenza non esistono, a meno che non si riferiscano alle creature che vivono nelle circostanze. Taci, fallo parlante, volete. Non credi? Organi vitali, fammi finire. So cosa hai pensato. Invece non sono solamente visionario, ossia l'unico realista, credimi. Ok, non so che dirti. Stai facendo tutto questo per impressionarmi? Beh, non sta funzionando, amico. Ma possiamo comunque essere amici, ok? Ora ti saluto, devo andare. Aspetta, se mi aiuterai a condurre le mie ricerche, ti ricompenserai ovviamente. E come? Portami un oggetto raro per ogni mostro che vive sotto la superficie della struttura. Se lo farai, diventa un componente potente che ti renderà una vera bestia. Ok. Sì. Ah, hai visto che li avevo già tutti? Iperguida. Sei davvero incazzato. L'hai trasformato in una macchina da guerra. Scatena tutta la potenza di Mecha Cherry. Tieni premuto RB per scatenare una tempesta di pugni. Più lungo tieni premuto il pulsante. Costume d'abisso. E. Ah. Ma RB è quello. Ah no, LB for. Arca bestia! Ok. Molto bene. Molto bene. Qui? Ah, qua c'era questo pertugio. The Bull.
Vogliamo erano leader del tema, non sarebbe stata una rivoluzione totale, avrebbe dovuto affrontare il cacciatore d'Italia dei cacciatori da solo. Bene. Allora, visto che sono le 7:30, io devo andare a mangiare, faccio ancora finisco un attimo il giro qua dentro. A vedere. Allora, lì no, qui ho finito, lassù ho finito, devo andare ancora andare a vedere questa zona qui e poi direi che ci siamo. Allora. Così poi salviamo e ci vediamo stasera. Quindi, anche lassù non sono andato effettivamente. Aspetta. Ok. Lì giù. Ok, possiamo andare qua giù. Forse non dovevo calciarlo. Vabbè, è troppo tardi, ormai gli ho dato un calcio. Ok, a posto. Cobra, hanno uccisi molti della tua specie, ma tu sembri diversa, sembri quasi viva. Ok, grazie Cobra. Qua secondo me è la strada giusta che devo percorrere. Bastard. Bello lo dog bastard. Ho molta paura poi di non riuscire a tornare su. Infatti, no, ci andiamo dopo qua. Ci andiamo dopo, prima finiamo qui. Sembra molto alto quel salto. Big Pit Belly. Questa birra sa di scorreggia, ok. Ciao Kirara, come stai? Tutto bene? Tutto bene? Cosa ci dici di bello? Allora. Ho sbagliato. Era la fionda. Un giorno conquisteremo la città dorata, fidati, abbatteremo il campo magnetico. Non vedo l'ora di pisciare sulle teste di quelle guardie di marcare il mio territorio. Ok. È la Biocco da massaggio, ok. Lavorare nel sector dove... Sì, ti avvio, io non sono un grande fruitore di quei servizi, però sì. Quelle poche volte che l'ho fatto, sì, ti stanca da morire. Sono licenziato perché... Torcicolle, sì, buonanotte, cervicale? Sono licenziato perché ho avuto un brutto infortunio e non riuscivo a garantire 12 ore di prestazioni giornaliere. Quegli istruttori sono dei pazzi, spero che la Infinite li abbandoni come ha fatto con me. Ok, quindi qua l'abbiamo fatto, voglio ancora andare a vedere là, però là c'era... Due porte chiuse. Giusto? Qua si rompe. Qua si rompe. No. Quindi, fionda. No. Ok, qua è chiuso. Qui dove ho preso il coso. Però perché lì è chiuso? Scusatemi. Qua è anche chiuso. Qua è chiuso. Non è che c'è... Qua era dove ero prima, quindi non si può rompere niente.
A meno che non si possa rompere ancora più su, tipo qua. Sembra che ci sia qualcosa da rompere? Non mi sembra. Qua? Neanche. Quindi io posso andare qua, anzi lì, così salvo. E poi... Ah, io sono a Bastardopoli, ok. Sono a Bastardopoli, dove però ho fatto tutto. Quindi posso anche scendere dritto e filato. Posso scendere dritto e filato e andare là. Tanto poi settimana prossima, quando lo continuiamo, era qua? Non era qua, era qua. Quando lo continuiamo, così partiamo da una zona giusta. 24 ore di lavoro ma non ho compreso che lavoro fai? Forse non te l'ho mai chiesto. Ah, ok, no, non era punto. Ah, vedi che forse ci arrivavo da dietro, ecco. Ok. Cella. Salto migliorato. 2 salti in aria, visto che allora anche là adesso posso andare. Ho aperto anche questa. Tutto torna. Devo equipaggiarlo però. Secondo me non richiederà tanta energia il triplo salto. Forse una, massimo 2. Direi, azzardo. Tappezziere da gennaio si parte... Madò, sai che... Nella casa vecchia dove ero d'affitto prima di questa, mi sono messo a... Cioè, mi sono messo... Ho montato la carta da parati. Non lo farò mai più in tutta la mia vita. L'ho messa pure bene, a dirti la verità, però è troppo difficile. Dato neanche una facile, tutto quei disegnini, dovevano proprio combaciare e tutto. E da gennaio invece cosa vai a fare? Nobunaga. Oda Nobunaga. Il primo dei 3... unificatori del Giappone, nonché villain di Onimusha. Tutte le nostre armi sono rubate. Ok, allora proviamo a scendere di qua prima. Tu, Israel, Ale. Ah, divani? Ok. Ho fatto anche un po' di carta da parati. Madonna, che difficoltà estrema che fare la carta da parati. Allora, là sotto... Ma quanto cazzo è grande Bastardopoli? Io ho detto salvo, finisco questo pezzo, così poi ho finito. Invece no. Cioè, c'è ancora il mondo proprio qui. Sai che ho fatto il corso antincendio la settimana scorsa? Ehi, Raz, ragazzi, hai sentirmi, sai che c'è? Era per aggiornamento, ho riuscito a bloccare gli ultimi 2 diari, ok. Quindi intanto devo tornare a dargli anche un oggetto. Ho fatto proprio il corso antincendio con un tizio che fa quello di lavoro. Lavora sugli estintori e organizza i corsi antincendio per le aziende. E quanto cacchio devo salire ancora? Quindi. Dai. Su. È un po' che deve caricare tutta la mappa della zona. Però, dai. Soprassediamo su questa cosa. Ho fatto una decina di anni fa, l'ultima volta sono in catena di montaggio, però ho capito. Vabbè, dai, tutto che se ti porta a stare meglio, soprattutto psicologicamente, tanta roba. Ci siamo, sto captando il segnale di energia vitale di Shinji, non manca molto, ho aggiornato l'obiettivo sulla mappa. Ok. Qui apro. Fammi vedere se c'è, se fosse un teleport sarebbe veramente la vita. Ma so già che non c'è un save.
Ok, qua non posso. Non c'è un teleport, né qua. Sarebbe meraviglioso, così torno indietro. Mi sa che qua sta andando dal big boss. Qua sta andando dal big boss. No, 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 non mi piace. Sì, esatto, non mi piace. Non ci voglio ancora andare, ci andiamo alla prossima live qua. Voglio finire quella zona, perché c'è ancora una parte sotto Bastardopoli che non ho ancora guardato. Quindi ci ricordiamo poi dov'è qua, in qualche modo, in un modo o nell'altro. Adesso vediamo di non finire sugli Aculei, se no è insta-kill. Forse devo scendere un pochino più in mezzo, a meno che... Ah, ok, mi fa arrivare direttamente in mezzo lui. Bene, ciao Ginocchia. Ah, Torre Dorata, perfetto, ottimo. Tanto devo ancora andare da Raz. Quindi possiamo fare così, possiamo finire questa zona qui. Andare da Raz, leggere gli ultimi diari di Shinji, dargli quell'oggetto che abbiamo trovato per potenziarci, vedere che cos'è. Mettere il triplo salto e poi prima di andare là nella Torre Dorata fare ancora un giro per vedere, non oggi, prossima live, per vedere se riusciamo a raccapezzarci e trovare ancora gli ultimi parti di mappa in cui, che c'erano preclusi, dove non avevamo né questa abilità qua, né il triplo salto, né altro. Taco, hai mai sentito parlare di Ovidius? Si tratta di un settore molto antico collocato in un punto impressionato della megastruttura. Tutte le nostre credenze sugli dei visori sono state volendo da lì. Ok, va bene. Ok. No. Questa si apre. La porta è bloccata. Ok, qua non si apre. Ed è già qualcosa. Quindi possiamo andare da un'altra parte. Queste porte qua... Bah, non lo so come si possano aprire. Gogo. È presente l'acido delle batterie. La gente qui lo usa per sballarsi. Che seccatura. Se lo usi proprio per disattivare le mani... Ma! Vedi tu! Vedi tu! Guarda lì che ha tutte le batterie. Magari potrebbe servirmi questa cosa qua come subquest. Magari qualcuno che mi chiede poi l'acido della batteria. Magari poi quando porterò tutti i componenti della moto, che ne ho solo... Sicilia Bedda! Che ne ho solo uno su quattro, effettivamente. Allora, quindi qua ho fatto, qua ho fatto, qua ho fatto. Lì ho fatto, là posso tornare su... Vado al teletrasporto, vado da Raz the Gang, ho sbagliato strada mi sa, non è qua che devo andare, qua, ok, qui, qui, facciamo prima, qua scendiamo, ok, scusate devo riguardare 200 volte la mappa ma così almeno non mi perdo. Aspetta un attimo, voglio vedere ancora una cosa. Ah no, qua è da dove sono appena sceso, no? Qui posso andare e arrivo dal teleport. Fatemi solo un attimo vedere se il triplo salto lo posso equipaggiare e qua... Allora qua due me ne serve. Voilà. Ok. No, 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 no e no. No, no, no e no. Andiamo da Raz, leggiamo i cosi. Gli diamo l'oggetto. E vi saluto e ci vediamo alle 10. Ok. Vabbè, aspetta, adesso finisco ancora. Leggo ancora questa roba. Prima di lasciarvi proprio così, leggo ancora questa roba. Che figo questo gioco, mamma mia. Troppo bello. Troppo bello. Allora, andiamo da Raz. Andiamo da Raz. Tra l'altro c'era un punto lassù che non potevo arrivarci. Adesso ci posso arrivare, effettivamente. Allora, un componente rotto. Fammi dare un'occhiata. Ecco.
Bene, sembra interessante. Sai cosa serve questo componente? Sembra essere utilizzato per rilevare materiali per... Riccanza! Questo componente funziona da metal detector. Metal detector che mi ci lascio cadere. Mi piace. Vediamo quanto costa. A parte che forse sono a zero. Sono a zero. Riccanza dov'è? Qua. Riccanza... Minchia, 3. Ok, vabbè, però per il momento non mi serve. Allora, devo leggere i diari di Shinji. Allora, l'1, il 2, il 3, gli oletti, mi saranno 4 e 5, ok. Ieri ho finalmente avuto l'occasione perfetta per agire. Le truppe di Poyomi hanno invaso il quartier generale della Infonet, cogliendo di sorpresa la Torre Dorata. Nel caos, l'attenzione delle forze armate era notevolmente ridotta. È stato un gioco da ragazzi intrufolarsi nella stanza di contenimento magnetico 02Y. Regina mi ha aiutato a neutralizzare le telecamere di sorveglianza e a spegnere gli allarmi. La gemma rossa era lì e fluttuava all'interno di un silo magnetico. Non riesco a descrivere l'immediata influenza che quella pietra ha avuto su di me. È stata una sensazione di totale meraviglia e attrazione che mi ha fatto agire con incredibile determinazione. L'ho presa e sono scappata. Ora non si può più tornare indietro. Stalin Garbanzos e le sue unità speciali impiegheranno un po' di tempo per capire cosa è successo, ma sono sicura che ricollegheranno la mia scomparsa al furto della gemma rossa. Non posso permettermi di perdere tempo prezioso, devo mettermi al lavoro. Secondo me gliel'ha impiantata nella fagiana qua. Cioè, Regina, che si illumina di rosso, è la pietra rossa che sta cercando Garbanzo. Perché tutti gli uomini cercano Gina. Non ho più parole per esprimere il profondo odio per la famiglia Garbanzo. Non c'è nulla di nobile nelle orazioni. Come possono trasformare l'anima dei morti in una risorsa industriale? Come fa a usare la morte come strumento per aumentare la forza lavoro? Il potere della gemma rossa è spaventoso. Devo mettere fine a questo abominio. Le anime contenute in corpi di metallo sono costrette a una schiavitù perpetua. Guidano le nostre auto, cucinano per noi nei ristoranti, alimentano le nostre fabbriche, costruiscono le nostre case. Ci servono, ci uccidono. I Denzel, anime intrappolate in corpi di elettrotitanio, deve essere questo inferno. Ok, perfetto. Tutto roba che però già sapevamo. Voglio ancora vedere lassù in cima, perché io non avevo ancora il triple salto e non avevo ancora il wall jump. Eccolo qua, esatto. Quindi qua posso scendere. Allora, più su di qua non posso andare. E mi sta bene. Vediamo se più in là invece possiamo salire. Sì. Immaginavo che ci fosse ancora qualcosa per qua. Cookie Cutter. Oddio. Questo oggetto vibra di energia carica di nostalgia. Potrebbe essere quello che è passato. Invenzione destinata a rivoluzionare la mega struttura. Proprio il Cookie Cutter addirittura. Va bene. Andiamo subito a portarlo a Gianfilippa qua. No, aspetta. Dite. Secondo voi, se io faccio una cosa... Allora, se io faccio così, così... No, dai, perché non mi hai fatto... Ok, se io faccio così... Ah no, ok, non mi fa andare più su di qua. Ci sta. Ci sta, effettivamente. E lassù voglio ancora andare a vedere solo lassù in cima e poi vi saluto... Qua ero andato, ma l'avevo già preso, perché l'avevo aperto con quello, là non c'è più nulla, quindi bon, ok, direi che abbiamo fatto tutto. Direi che abbiamo trovato tutto qui, sotto. Ok, va bene. Ah, no, aspetta, devo portare a... A Piripicchia il cookie cutter, a vedere cosa mi dice. Perché io non ho ancora capito bene a cosa servono queste cose che porto a lei. Ma dove cazzo è già? Ah no, era di qua. È qua lei. Vai. Consegna oggetto vibrante ad Altea. Cookie cutter.
Io però devo capire dove vanno portati questi oggetti. O che magari mi aprono quelle porte che non sono ancora riuscito ad aprire, che ogni tanto ci sono. Vabbè, allora io salverei. Con Cookie Cutter ci si vede lunedì mattina e martedì mattina, e secondo me lo finiamo. E con me, e qualora lo voleste con voi, ci si vede questa sera alle ore